ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, e siederanno a mensa nel Regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù passava insegnando per città e villaggi, ma era in cammino verso Gerusalemme. Siamo alla fine della sua vita evangelica e allora si dirige verso Gerusalemme, dove si compirà la profezia della sua passione e morte e della sua risurrezione. Un tale, mentre Gesù camminava, gli chiede: ma Signore, sono pochi quelli che si salvano? Evidentemente il discorso di Gesù aveva toccato questo argomento della salvezza, della vita terrena che decide e condiziona l'esito dell'incontro con Dio. Perché Dio ci esaminerà sulla condotta che abbiamo tenuto sulla terra. Dio non farà ingiustizia, non si inventerà un codice diverso da quello che già ci ha fatto conoscere. Se fate il bene avrete il premio, se fate il male avrete il castigo. E questa è la regola che rimane anche nel giudizio. Per cui salvarci o no non dipende dagli altri, ma dipende da noi e soprattutto dipende da Dio che, come diceva Padre Pio a me, io non mi tiro indietro, cioè, sono con voi, vi difendo dal male, vi sostengo nella virtù dell'umiltà, dell'obbedienza, della carità, della pazienza, della fiducia. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, ve lo dico io, cercheranno di entrare per la porta larga, ma non si entra per la porta larga. Cioè, se voi qui non vivete nel timore, nell'amore di Dio, non fate opere di carità, non pregate,
e quando arriverete io vi dirò che non vi conosco. E infatti, continua Gesù, busserete alla porta, ma la porta è già chiusa. Io vi risponderò, non so di dove siete, allontanatevi da me, voi operatori di ingiustizia. Sì, perché se non si vive secondo la legge del Signore, che è quella della fede e della carità, allora si finisce nell'ingiustizia, cioè nella mancanza di amore verso Dio e di carità verso i fratelli. Nella mancanza di giustizia, ma state sentendo voi che sono milioni ormai che vivono nella fame, è un ricco che muore e lascia una serva 70 milioni, poveretta, che ci deve fare con tutti quei soldi? Si deve ammattire per amministrarli e dovrà avere una coscienza dura sapendo che c'è gente che muore di fame. Questa è sperequazione, questo è il motivo per cui il Signore punirà certi ricchi, non tutti, perché sono gli ricchi che fanno il bene. E allora ci sarà pianto e stridore di denti. Il Signore non può premiare una persona che non ha fatto niente di quello che doveva, e verso Dio e verso il prossimo, e sarete cacciati fuori. Verranno poi, quindi non è la fine, notate, si parla già di un giudizio che assegna il luogo del premio e il luogo del castigo. Poi Gesù riprende, verranno da Oriente e da Occidente, quindi il tempo che continua, la vita che continua sulla terra, e che faranno questi? Questi che sono gli ultimi diventeranno i primi, passeranno avanti, e quelli che stavano avanti rimarranno indietro. Il punto di riferimento è Dio, avanti andando verso di Lui, nel cammino di ogni giorno, nella società, quella di oggi per noi, quella di ieri per la generazione passata, quella della generazione futura. Dio è sempre là, riferimento perenne, e allora ci dobbiamo pensare prima. Facciamo quello che il Signore ci invita a fare, ci ricorda la parola di Dio che leggiamo ogni giorno, che potete leggere anche voi, e fate bene a leggere un pezzetto di Vangelo, cioè il Nuovo Testamento soprattutto, le lettere di San Paolo, quest'uomo di fuoco nella persecuzione, di fuoco nel servizio, che dice adesso io ho combattuto la buona battaglia, e il Signore, giusto giudice, dà a me, come a tutti quelli che lo servono e lo amano, dà il premio. E qui avete ascoltato anche il brano della lettera di San Paolo agli Efesini. Sono vari giorni che stiamo leggendo, è una lunga lettera dal punto di vista dogmatico e fortissimo, ma anche dal punto di vista di comportamento comunitario, sociale. Il primo comandamento è: tu sia felice e goda della lunga vita sulla terra, se meriti la benedizione di Dio. Questo è innanzitutto per i genitori, che sono responsabili della famiglia, devono educare i figli, non debbono aver paura dei capricci e delle tendenze che corrispondono all'età e alla generazione. Loro sono gli educatori, i custodi, i responsabili della vita dei figli. È vero, c'è tanta colpa da parte dei giovani che si lasciano risucchiare da una mentalità e da una cultura viziosa e corrotta, però è anche la responsabilità di tanti genitori. Io conosco giovani integri, magnifici,
che sono stati educati bene. Poi c'è anche il rovescio, genitori che non capiscono niente, non sanno amare gli altri se non se stessi, e quindi non riescono a dare un'educazione ai figli, e questi, per grazia di Dio, vengono a trovarsi in condizioni, in ambienti, in situazioni dove vedono il buon esempio, imparano, crescono e servono Dio nella pace del cuore e nel rispetto del prossimo. Allora, non rimanete schiavi del peccato, ma liberatevi con la grazia di Dio. Oggi celebriamo la festa del Beato Bonaventura da Potenza, un santo francescano conventuale straordinario. Lui si è avuto fede, è entrato giovanissimo nel convento, si è rivelato subito un giovane pieno di spirito di obbedienza, di pazienza, di preghiera. Era felice quando poteva rimanere davanti al tabernacolo e pregare. Ha fatto la sua professione religiosa, poi è stato ordinato sacerdote e poi andava predicando, ma aveva la parola piena di carità, di sapienza, di umiltà. Attirava la gente, consolava gli smarriti, i poveri, i malati, erano i suoi preferiti, e soprattutto si distingueva in convento per quella vita di obbedienza, di sottomissione assoluta. È chiamato il martire dell'obbedienza, e il Signore lo ha premiato in tanti modi. Ormai lo sapevano sia i frati che la gente. E allora che succedeva? La gente che l'aveva conosciuto lo voleva a Potenza, lo voleva l'altra città, l'altro paese dove c'erano i conventi. Insomma, lo spostavano continuamente per accontentare la gente che voleva questo santo vicino a sé. E ci sono fatti nella sua vita che impressionano. È come il caso di una volta che il padre Guardiano doveva andare da Potenza in Sardegna, quindi doveva attraversare il mare, e voleva portare con sé Bonaventura. E ha detto, stavano in cappella, perché noi quando dobbiamo fare un viaggio andiamo a salutare il padrone di casa, sempre, andiamo a salutare, ci affidiamo, preghiamo che ci accompagni. E mentre stavano lì, lui, il guardiano, ha detto, adesso aspetta un po' che mo vado a vedere al porto se c'è la possibilità di imbarcarci subito. Ha trovato la possibilità, si è imbarcato, è andato, è stato 3 giorni in Sardegna, ha fatto quello che doveva fare, poi è ritornato solo. I frati hanno domandato, e fra Bonaventura dove sta? E lui ha detto, ma io a voi lo volevo domandare, perché io sono andato solo. Ma vuoi vedere che quello è rimasto là dove l'ho lasciato io? L'avevo lasciato a pregare in cappella e l'ha ritrovato, quindi non aveva né mangiato né dormito, soltanto pregato. Una volta stava male, allora i frati, il padre guardiano ha detto, adesso mangialo tutto questo pesce che è molto buono, ti fa bene, tu stai male, sei debole. Come ha sentito queste parole, lui ha cominciato a mangiare pesce e lischi, tutto insieme, si stava strozzando. Allora il padre guardiano, ma fra Bonaventura, che hai fatto? Ho fatto l'obbedienza, mangia tutto, sto mangiando tutto. E quando mai era la fine della sua vita, e lui ha detto al vescovo, era il confessore del vescovo, ha detto, adesso trovati un altro confessore perché io devo partire. Il vescovo non ha capito, partire, ma dove, ha chiesto al guardiano, dove deve andare questo Bonaventura? Non lo so, lo so. 2 giorni dopo è morto. E quando gli dovettero fare un intervento al ginocchio, non volle anestesia, niente, diceva soltanto, Maria, Maria, guardava la Madonna, Maria. E nel momento in cui stava per morire, ha detto, datemi l'olio degli infermi, ma tu stai bene, datemi l'olio degli infermi, gli hanno dato, e lui come gesto
di affetto, di riconoscenza al Padre Superiore, ha detto: fammi baciare i tuoi piedi. Ma stava male, stava a letto. Il Superiore ha detto: no, ecco chi devi baciare, il crocifisso. Ha messo il crocifisso davanti e lui l'ha baciato con tanto amore. Poi ha ripetuto 3 volte Ave Maria e poi si è spento così. Quando sono andati a fare i funerali, che succede? Che passano davanti al tabernacolo, davanti all'altare, e lui apre gli occhi, fa un inchino al Santissimo e poi va, viene portato per essere messo nella bara. Anche lì un disguido, il falegname ha fatto la bara troppo stretta, non ci va. E i frati sono un po' in difficoltà, lo dicono al padre guardiano e lui si avvicina e dice: fra Buonaventura, tu sei stato sempre obbediente, obbedisci anche adesso. E allora si è visto il corpo, piano piano, piano piano, come si è ristretto e si è infilato nella bara. Queste sono, come dire, sono piccole carezze di Dio che dimostra che noi vivi o morti, alla fine stiamo facendo una strada che il Signore ci ha tracciato. Pensate che lui, anche da morto, sudava come una persona viva, come se faticasse, respirasse. I segni di Dio ci sono per chi li vuole vedere, ma è importante aprire gli occhi sulle sue parole, perché Dio non si smentisce, non è come noi, diciamo sì e poi facciamo no. Bella questa fedeltà di Dio, ci conforta quando siamo buoni e ci rimprovera quando non lo siamo. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Beato Bonaventura da Potenza, flessibile e incorrotto, intatto e profumato, così rimani tu, che fosti sempre un angelo. Figlio di San Francesco, t'affidi a Maria, l'Immacolata Vergine, la Madre di Gesù. Lei ti farà da madre e lei ti farà da guida. Ti infonderà nel cuore la carità perfetta. Nell'umiltà andrai, seguendo le sue orme. Avrai la sua corona per sempre fra le mani. È il rosario intero, il dono d'ogni giorno. E sei felice quando tu puoi parlar di lei. Dell'obbedienza a Dio il tuo volere si nutre. Il superiore dice: su, mangia tutto il pesce. Lo mangi con le spine e stai per soffocare. Che fai, Bonaventura? Io faccio l'obbedienza. Per questo sei chiamato dell'obbedienza martire. Nelle tue carni affonda l'acuto tuo cilizio. In carcere ti chiudi e tieni compagnia all'ostinato reo finché non si converte. Un altro confessore trovatevi, eccellenza, perché dovrò partire. Te ne volasti al cielo. Vicino all'agonia chiedesti di baciare i piedi al tuo guardiano. Lui t'offre il crocifisso. L'appoggi sulle labbra, poi guardi la Madonna. La supplichi dicendo 3 volte.